Questa è la mamma di Alice, Patrizia, che accarezza l'immagine del viso di sua figlia sullo striscione. Immagini toccanti di un'intesa profonda, quello che solo una mamma e una figlia possono avere. Io sono perennemente con mia figlia. È chiaro che vedere tutte queste persone non è che mi ha dato dispiacere, ma che mi possa confortare, non c'è niente. La disperazione di mamma Patrizia e poi il dolore degli amici di Alice. Hai un ricordo. Non me la sento, chiedo scusa. Una fiaccolata silenziosa contro le violenze sulle donne a un mese dalla morte di Alice. Sono state più di 200 le persone che hanno partecipato alla fiaccolata in onore di Alice, organizzata dall'Associazione Casa delle Donne di Modena contro la violenza di genere. A reggere lo striscione in prima linea il fratello Matteo. Abbiamo organizzato questa giornata perché è un mese dalla scomparsa di Alice, ma specialmente per cercare quantomeno di sensibilizzare le persone sulla violenza contro le donne. Anche il marito Nicolas ci racconta di come la presenza di Alice sia ancora con lui e la loro piccola. Lei mi ha mandato una foto con una farfalla che probabilmente lei ha detto che ci ha visto Alice lì. Sì, lei ha avuto lo stesso episodio con il nonno, quando è venuto a mancare, pochi giorni dopo una farfalla l'è venuta a trovare. È una farfalla proprio che si chiama Vulcano e lei si è sempre definita tale. Ed è stata sulla finestra dove dormiamo io e mia figlia appoggiata per un'ora. E come se aspettasse qualcosa, io dopo l'ho mandato un bacio con mia figlia ed è volata via.